vittoria! Consegno ufficialmente l'attestato del record mondiale in filazione balle piccole di fieno su un rivolto agricolo a Paschetta Maurizio, facendogli tantissimi complimenti. Certificato al signor Civallero Pierluigi per il record mondiale in filazione balle piccole su rimorchio agricolo e i complimenti di Vispi anche a lui. Applauso anche a Ciuneri. Si è confermato l'uomo dei record agricoli nonostante l'agguerrita battaglia dei cugini neozelandesi John e Alan Cullen. Maurizio Paschetta, allevatore di Rossana, domenica 27 settembre, aiutato dall'amico Pierluigi Civalleri, ha stabilito un nuovo e imponente record nel mondo contadino, impilando 169 balle di fieno in un unico rimorchio. L'evento, ospitato nell'azienda agricola Stesano, è stato organizzato dallo stesso Paschetta, che ha lanciato la sfida su YouTube, suscitando la competitività degli agricoltori di tutto il mondo. La gara, infatti, era in un primo momento fra il nostrano Paschetta e i contadini russi Smirnov, detentori del primato di 108 balle di fieno impilate. Ma i russi, proprio alla vigilia della prova rossanese, avevano perso il primato grazie ai cugini neozelandesi che ne avevano impilate 118. L'ufficialità è stata sancita intorno alle 16.40 di domenica, dopo che il rimorchio era stato trainato per 30 metri da un trattore al fine di fissare la stabilità del carico.